Ci sono tantissime cose che dobbiamo analizzare e onestamente non lo abbiamo fatto nel video post partita perché non volevamo attaccarci a questo episodio, perché ovviamente ragazzi, c'è stato un calcio di rigore che ci è stato assegnato e che non Certo. abbiamo trasformato. Ma Punto. per dovere di cronaca però dobbiamo Sì, ovviamente per forza di cose, esprimere il nostro certo. parere sul Per vantaggio forza di che cose non lo Orsato dobbiamo non ha fare. lasciato. Non è l'unica Esatto. cosa di cui parleremo perché ci sono tantissime altre cose, scusatemi, di cui dobbiamo parlare e deve anche rapidamente esprimere il suo parere sul Milan e poi verso la fine del Facciamo pure video una panoramica sulla classifica. analizziamo ovviamente la situazione di classifica Assolutamente attuale. sì. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Mi piace per supportare i nostri contenuti, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche ogni volta che pubblichiamo. Alle 14.35 esce la live reaction, alle 13.35 o alle 13 uscirà il pagellone sfogo sul secondo canale YouTube, quindi non perdetelo e iscrivetevi anche al secondo canale YouTube e attivate la campanella. Vi ricordiamo che abbiamo anche un terzo canale YouTube non di calcio, trovate comunque tutti i canali in descrizione o semplicemente cliccando qui. Detto questo, volevo dire un'altra cosa. È passata, Mi è mente. passata completamente di testa prima Sì. di parlare dell'episodio. Vuoi aggiungere qualcosa che non hai detto ieri nel post partita? No, purtroppo non c'ho nulla da aggiungere perché rischierei di ripetere sempre le stesse cose. La Roma ha fatto quello che doveva fare, purtroppo è stata una partita sfortunata, chiamatela come volete, però purtroppo la Roma non è riuscita a buttare dentro un pallone in porta che secondo me, a mio modo di vedere, magari lo dico pure da tifoso, però penso che se No, una ci poteva persona, sta. penso che se una Ci persona poteva qualunque ha sta. visto la partita per tutti i 90 minuti te Sa che è direbbe stata una partita tranquillamente che poteva tirata. finire in pareggio e che è stata una partita tirata. Quindi, secondo Assolutamente, me, tirata ed equilibrata. Che sfortuna di noi, più bravi loro, ovviamente, butta una dentro palla un aerea gol l'hanno in più buttata. di noi. E quindi, niente, a me rode perché obiettivamente questa è una partita che potevi forse dire qualcosina in più, però obiettivamente la Roma più di questo non credo che stasera potesse fare, perché l'avversario stasera era di tutto rispetto, parliamo della Juventus, Però e siamo stati soprattutto all'altezza. siamo Adesso stati all'altezza. arriviamo anche alle parole di Orsato che ha rivolto nei confronti di Cristante, ragazzi, perché dobbiamo Esatto. commentare anche quelle, ma andrei ovviamente dritto in tackle proprio sulla situazione da Moviola che ha fatto discutere, ovviamente. Mettetevi nei panni dei tifosi della Roma, no? Per quanto poi comunque ti hanno ovviamente dato un calcio di rigore, ci hai avuto l'opportunità, no? Ma dopo che hai sbagliato il calcio di rigore, è ovvio che ti ritorna in mente, uno pensa. E non lo diciamo per attaccarci, ok, la partita l'abbiamo persa sul No, campo, no, no, però no. dal momento in cui tu c'hai e vedi una situazione in cui Mkhitaryan viene esteso e Orsato immediatamente fischia il calcio di rigore e non Esatto. concede un eventuale vantaggio, uno dice, ma forse non avrebbe dovuto attendere, visto che di solito anche per i fuorigioco No, si perché attende e si allora. lascia correre sempre l'azione, si aspetta che l'occasione, diciamo, vada a spirare, no? A Esatto. prescindere da come va a finire, per poi eventualmente Allora. alzare la bandierina e fare e chiamare l'eventuale fuorigioco, no? Certo, allora aspetta, Ecco. diciamo questa cosa qua. Secondo me Orsato è stato un po' troppo affrettato, un po' troppo precipitoso nel subito indicare il dischetto, perché nel momento in cui ha visto l'azione l'ha Fischio seguita. istintivo, perché ha Esatto, visto e ha istinto, ha fischiato. fischiato subito, però ovviamente la palla era ancora nel mezzo del gioco, quindi Esatto. avesse aspettato 2 secondi, perché dopo 2 secondi la palla era finita in porta. Esatto. 2 secondi, anche tre, per finire l'azione non credo che sarebbe successo nulla. Poi ovviamente hanno C'è rivisto un'altra tutto, situazione che adesso vi andiamo esatto, a dire, hanno perché per visto correttezza e ve lo diciamo. rivisto tutto quanto, però dobbiamo partire da questo presupposto. Nel momento in cui Orsato fischia, l'azione si interrompe in quel momento. Quindi nessuno si deve attaccare di ma Abraham butta la palla in porta perché il vantaggio, perché di qui, perché di lì. Ragà, Orsato ha fischiato. Punto. L'azione si ferma là. Non c'è nulla da aggiungere. Poi, se vogliamo discutere eventualmente se non avesse fischiato, allora è un altro tipo di discorso. Ma comunque c'è qualcosa che dobbiamo andare ad analizzare, da come vedono. Perché, ragazzi miei, non avesse fischiato il vantaggio, cioè non avesse fischiato subito il rigore, avesse applicato il Esatto. vantaggio, ragazzi miei, c'è un fermo immagine che parla abbastanza chiaro, c'è un fallo di mano di Mkhitaryan. Esatto.
abbastanza netto da quello che vedo, e quindi paradossalmente parlando, per chi se si è lamentato ovviamente per questa situazione, La situazione il sarebbe fallo stata de mano rivista al avrebbe VAR. annullato completamente, non ci avrebbero neanche, non avrebbero né convalidato il gol per vantaggio, ma. No, aspetta però, il fallo Mesà è già avvenuto. Quindi il colpo di mano è dopo, perché la palla poi gli arriva Ah dopo no, ad ci avrebbero Abraham. assegnato il Avrebbero calcio di comunque assegnato il rigore, calcio di rigore, ma il gol ma non sarebbe stato non valido sarebbe perché stato valido Mkhitaryan il gol perché passa c'era la praticamente mano. la palla ad Abraham Con de la mano mano. col braccio. Quindi ragazzi, alla fine della fiera Questo era solo per fare era solo chiarezza per e fare non chiarezza. per starci a lamentare, ma mo non perché è uscita fuori il fallo de mano, a No, prescindere. raga, Non è nelle no. nostre corde perché ci avevamo altri 45 minuti Certo. per poter provare Ma a poi pareggiare la soprattutto, ma partita e non ci senti, siamo riusciti sul te campo. posso dire una E cosa? comunque l'hanno messo davanti al dischetto alla Bravo, fine. ecco, esatto. Alla fine Orsano te lo dice pure perché a colloquio con Cristante gli dice: sentimi un Sì, però attimo. su quello io non sono d'accordo. Ho capito, però Non alla è fine una, da quello che ho capito il rigore te io, lo dà. non è una regola, sì, lo so, Il ma non rigore te è lo una dà. regola scritta fischiare immediatamente il calcio di rigore senza applicare il vantaggio. Lui dice, Sui rigori non si dà il vantaggio. portiere esce rigore fuori gioco e se non fischio sui rigori non Non si si dà dà vantaggio e vantaggio. poi date la colpa a me perché ha sbagliato il rigore. Il regolamento però che cosa dice? Il vantaggio non deve essere applicato in situazioni concernenti un grave fallo di gioco, una condotta di gioco violenta o un'infrazione che comporta una seconda A ammonizione, a meno che meno non ci che. sia una chiara opportunità di segnare una rete. Insomma, ben vedere, a termini di regolamento, Orsato non sembra aver ragione. No, certo, Questo perché ti alla fine. dico, No, ma questo per infatti, allora. dirti, che io sta regola non scritta, se sta tra de loro, io onestamente ne sfuggiva sta cosa, e il calcio lo seguo da una vita, ma. Boh, forse non era mai capitata una Allora, cosa del genere. il fatto è questo, e l'abbiamo già detto prima. Secondo me l'errore di Orsato è quello di fischiare frettolosamente il calcio di rigore, perché gli bastavano veramente 3 secondi Una volta che e entra, tanto poi interviene la VAR. l'azione si Interviene la VAR. sviluppava, la Però fai paradossalmente sviluppare. ti avrebbero dato rigore, ma non avrei. Cioè, sarebbe stato fallo di mano subito dopo. Quindi sarebbe comunque Esatto, stato quindi calcio di alla rigore. fine era calcio di Però da rigore. regolamento lascia Orsato. vantaggio. Orsato è stato fortunato in questo caso perché non ha, tra virgolette, creato danno alla Roma, perché alla fine rigore era, rigore t'ha dato e finisce là. Sarebbe stato un danno, Però certo. fai conto che Mkhitaryan in qualche modo quella palla non l'avesse passata con la mano, o comunque avrebbe passata di testa o in qualunque altro modo, alla fine forse si poteva parlare di Se poteva qualcos'altro. recriminare Questo qualcosa, non è ma successo, è comunque non solo significa, un'ipotesi. esatto, ma comunque non significa che ci stiamo lamentando No, per no, no, quello che è perché successo, secondo perché me lo non ci sapete sta, come la non c'è pensiamo. nulla di cui lamentarsi, ragazzi. Sono situazioni del gioco dove io non mi posso mettere le mani nell'arbitro, perché se in quel momento dice: io mi sentivo di fischiare perché ho visto No, rigore. ma è d'impulso, È te viene d'impulso. d'impulso Ragà, secondo me. Pia, vedi succede. fallo e fischi rigore, alla fine ti sta a fischiare rigore. Ti dico un'altra cosa: in tempi non di VAR, non avessi fischiato, lo avrebbero fucilato, lo avrebbero lapidato. Ma Fai conto che quello non avessi fischiato probabile. fallo e la palla non fosse entrata, lo avrebbero lapidato vivo. Vi dico questo. Vabbè, questo è. Comunque, alla fine è finita come è finita. Esatto. Voglio che esprimi un tuo parere. Del Napoli ne hai parlato insieme a me. Del Del Napoli, Milan. sì. Del Il Milan. Di Milan. questo Milan che da 2-0 alla fine la ribalta. E mo analizziamo anche la situazione di classifica Sì, come vi perché è avevamo doveroso. promesso. Guarda, devo essere sincero, a me il Milan mi sorprende più del solito. Perché abbiamo visto quest'anno il Milan in che modo gioca, in che modo si propone in campo, e a dispetto di quello che avevo previsto io a bocce ferme all'inizio di questa stagione, non immaginavo un Milan così prepotentemente in gioco. Quindi questa è l'ulteriore dimostrazione di quanto il Milan possa essere squadra. Ha alzato secondo te l'asticella Sì. alla fine? Gli mancavano Sì, 200 calciatori. ha alzato l'asticella, ma il fatto è questo: c'è una crescita spaventosa di alcuni calciatori del Milan che io personalmente non mi aspettavo, che adesso gli stanno facendo la differenza e che praticamente adesso tu chiunque metti in campo riesci sempre ad avere un sistema di Tipo gioco l'Atalanta. e Ti senti di dire tipo un'efficacia l'Atalanta? clamorosa. No, non mi sento di dire come l'Atalanta perché l'Atalanta fa. O forse faceva fino all'anno scorso, perché adesso forse sta Tra alti e riprendendo, bassi. esatto, tra alti e bassi, Mo' con l'Empoli un ha preso altro tipo di 1-4. gioco. L'Atalanta era totalmente dominante nel campo e nel gioco. Questo Milan ogni tanto concede, come è successo col Primi Verona, 25 minuti disastrosi, disastrosi del ha Milan, ribaltato. però riesce sempre a rimanere con la partita dentro de testa e a non molla mai.
Bakayoko, Brahim Diaz, Florenzi, Theo Hernandez, Maignan, Messias e Plizzari come assenze. Al Verona mancava Frabotta che non è manco un titolare, giusto per Mamma dire. mia, ragazzi, mancava mezzo mondo. Ecco, Gli analizziamo la mancava mezzo situazione di mondo. classifica perché manca solamente ovviamente Venezia-Fiorentina o Fiorentina-Venezia, adesso mi sfugge, ma. Guarda, a prescindere da come finirà Venezia-Fiorentina, scusate, mi stava risalì un po' de polpettone, te dico questo: si crea la prima spaccatura. Perché secondo me Napoli e Milan, dopo l'ottava giornata, dimostrano che fanno un calcio diverso rispetto a tutte le altre. Dall'Inter fino alla Fiorentina stessa, che la tengo in considerazione perché se vince raggiunge la Roma a quota 15. Quindi, se dovesse essere una vittoria della Fiorentina, io dall'Inter terza alla Fiorentina al momento ottava Ottava. ci metto tutte dentro. Però Napoli e Milan stanno facendo un E altro calcio. l'Inter la vedi nel limbo? La vedi No, che fa l'Inter al mo spartiacque? no, La l'Inter al vedi mo al momento c'ha indietro? 2 punti in meno della Roma. La Roma avesse vinto con la Juve stasera, Sopra, sarebbe andata sopra. 18. Quindi non posso metterla nel limbo, perché al momento con la sconfitta con la Lazio pesante, si rimbutta purtroppo in quell'altra Purtroppo per parte, loro, purtroppo per ovviamente. l'Inter, certo. Quindi Napoli e Perché per Milan, noi è buono che alla fine hanno perso, certo, hanno perso pure loro. Noi esattamente. dobbiamo provare al quarto posto e comunque se Avere rimaniamo l'Inter a agganciati quella anche al terzo, distanza per noi fa fa comodissimo. comodo sì. Però ragazzi, Napoli 24, La Milan Lazio che si rifà 22. sotto. Certo, ma infatti ti ho detto, dall'Inter alla Fiorentina le metto tutte sullo stesso piano, per il momento, perché poi ragazzi siamo solo all'ottava giornata, però all'ottava giornata c'è già la prima spaccatura, perché 5 punti tra la seconda al Milan e la terza all'Inter È non sono tanto. pochi, non sono per niente pochi, quasi un Napoli punto a partita. 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio 14, Atalanta 14, Juventus 14, che alla fine Ma io quattro pezzetto, vittorie pezzetto. consecutive, questi si sono rimessi in gioco, stanno a un punto dal quarto posto e per carità stanno sempre a meno 10 dal Napoli perché il Napoli non ne ha Però persa una. aspetta, allora la Juventus c'ha 14 punti, ok? 13 nelle ultime 5. Fai tu, fatti i conti. Mamma mia, Le ragazzi. somme purtroppo in questo caso sono facilissime da tirare. Che te devo dire? Vuoi aggiungere qualcos'altro? Sì, vorrei aggiungere solamente che spero di vedere un campionato un pochino più Che non lottato. vadano a prendere largo là davanti. Non Esatto. Ho paura che Napoli e Milan si possano prendere fermano più. largo. Perché ad oggi, sinceramente, fermare Sono questo quelle che Napoli stanno dimostrando una continuità e e una questo cattiveria. Milan, veramente, raga, Sono è una d'accordo. situazione difficile per le altre. Stargli appresso mi sembra veramente, veramente difficile. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, sotto in descrizione, contenuti consigliati. Vi auguriamo una buona giornata, non l'abbiamo detto perché questo video uscirà alle 7 del mattino. Buona Bravo. giornata a tutti voi, ragazzi. Ciao. Ciao.